Il nuovo centro congressi del villaggio Salinello è uno dei maggiori del centro-sud Italia sulla costa adriatica, inaugurato questa mattina con il convegno denominato I turismi integrati. Cosa si aspetta? Quale risposta si aspetta prima che dai cittadini e dai turisti, dalle autorità? Ma io mi aspetto, con questo miglioramento che abbiamo fatto dell'azienda, di avere un'attività maggiore, perché oramai quello del mare si è ridotto in 2 mesi, quindi dobbiamo fare delle attività integrate con lo sport e con tante altre attività, con dei convegni e così via. Ci allargheremo ancora. Capisco che c'è un momento di crisi, ma bisogna avere il coraggio quando c'è la crisi. Qual è il problema? È il problema che non hanno il coraggio i politici di affrontare certe esigenze dei cittadini, perché lasciamo perdere io e molti altri come me, ma ci sono cittadini che soffrono e questi signori, non tutti, ci sono anche persone per bene, per l'amore del cielo, ma una grossa massa di gente dei cittadini non gli interessa niente, interessa andare a comandare, a prendere una poltrona e fare quello che loro ritengono più giusto fare per loro, o più comodo, senza dubbio. Il convegno è stato occasione di confronto con i protagonisti del mondo dell'economia, della cultura, dello sport e dell'università per cercare soluzioni finalizzate ad avviare un progetto turistico integrato con le eccellenze dell'intero territorio nazionale.